strada giusta? Io capisco che Di Maio non ha mai lavorato e quindi è un po' strano sentirlo parlare di lavoro. Io faccio l'imprenditore e dico che la precarietà non si combatte per decreto e l'occupazione non si combatte per decreto. Quindi io voglio aspettare perché dicono che ci saranno dei cambiamenti a questo decreto della dignità. E quindi auspico che vengano tolte delle cose che porterebbero ad aumentare la disoccupazione, perché se vediamo ad esempio tutta la parte che riguarda i contratti a tempo determinato, dove di fatto passano da 36 mesi a 24, dove di fatto c'è un aumento della tassazione e soprattutto il ritorno delle causali, che è una cosa che veramente abbiamo sentito poco fa con un imprenditore del Veneto. Non sta né in cielo né in terra. Voglio solo chiudere dicendo, ricordo che in questo paese chi è precario veramente sono le partite IVA e gli artigiani. E ricordo che le aziende in questo paese, che sono la spina produttiva, sono quelle aziende che hanno 3 addetti e di cui magari a tempo determinato. Non riesco a capire la Lega come possa dare l'ok su questo provvedimento che è nefasto per le partite IVA e per gli artigiani. Allora, benvenuto a Raffaele.